Hello there. Luke Skywalker. What? Vabbè, stavolta sarò gentile. Ma cos'è la lore di questa cosa? Benvenuti in questo video dove andremo a vedere la mappa che ci porterà a Luke Skywalker. Uno dei concetti di Star Wars più stupidi che esistono, fino a che non ce lo spiegheranno. Cosa che forse potrebbero aver fatto nel libro Shadows of the Sith. Vabbè. Pilota con i fiocchi, sbloccato. Tutte le altre sfide no, chissà che cosa c'è da fare. Sono genuinamente curioso prima o poi delle sfide, quindi ovviamente non spoileratemi. Ma vedremo, probabilmente vorrò fare davvero il 100% dei livelli subito dopo la storia, così ci leviamo il pensiero, tanti livelli sono i livelli, e poi ci godiamo l'esplorazione, basta. That's an idea. BB-8 dice di avere qualcosa da mostrarci. BB-8, dubito che R2 abbia il resto della mappa nella sua memoria. Un attimo, aspetta! Mi piace che ha cominciato a correre più veloce, C3PO, quando ha detto un attimo, aspetta. Ok, qua sarà continua storia. Ok. R2D2 potrebbe avere delle notizie estremamente liete. Vediamo. Sì, d'accordo, amico. Un attimo. La mappa adesso è completa. Luke, andrò io. Prenderò il Falcon e Chewie verrà con me. Troverò Luke. Luke. Look at me. Ray, hai appena conosciuto R2, non mi pare il caso. Scendi, sta dicendo a lui. Salva mio amico. Guarda com'è contenta per il mio. Chewie lì che fa. Se lo merita, guarda. Non mi ha abbracciato Leia, adesso deve morire. Allora, andiamo dal Millennium Falcon. Olè! Ci ho provato a incastrarmi. Ok. La mappa si sta completando, eh. Acto. Uno dei pianeti che in realtà voglio esplorare di più, paradossalmente. Uno dei luoghi sulla Terra raggiungibili solo tramite elicottero, da quel che ho capito, però porca miseria, se ho voglia di visitare quel posto. È proprio bello. Viaggio. Questi suoni di velociraptor assassini pazzi, ce l'hanno tolto, rubato il mio tesoro. E qua c'è per di più uno dei miei brani preferiti della sequel trilogy. C'è Die Steps, che però temo che YouTube massacrerà tantissimo. Mi ricordo che l'aveva fatto all'epoca. Sì, R2, fa da guardia al Falcon, intesi. Quindi era già l'ultimo livello, sono scemo io, non so contare perché non mi ricordo più l'ultima volta che ho toccato sto gioco. Tu non dovresti conoscermi.
Comunque erano vestiti di bianco, perché lei è rosa? Forse è un... la missione è... Porca miseria, mi si è colorato di rosa la cosa. Guarda che bello sto posto! Jedi Steps, quindi c'è gli scalini. Infatti questa è giusta. Che fighi che sono. Go away! No, è troppo presto per quello. Non vedo l'ora di vedere Grumpy e Luke. Avrei preferito non avessero messo loro. Cioè, speravo di trovare la città vuota e di vederli poi in episodio 8. Questo è un tocco che mi avrebbe fatto piacere. Lo ammetto. Mi sto perdendo però. Voglio fare il percorso giusto per una volta, non voglio barare. Se non già entrare là dentro, non è il caso. Ecco qua. Hello? Hello there. Comunque sì, Ray. Con questa pistola. E poi questo outfit è il mio outfit preferito di cosa di Ray nei film. Oh bravo, HUD, vattene. Luke Skywalker. Avevamo visto questa gag effettivamente. Ok. Che video molto intenso. Allora, The Risveglio du Forz. Primo ordine del giorno, spazzatura di vola bassa. Tutti da solo. Regina Starkiller. E distruggere Starkiller. Ok, that's it. E niente. Wow, posso vedere questa animazione finalmente. Figo. E c'è lui che è ancora bloccato lì. E Zack, esatto. Batti 5. No, ok. Oh, aspetta. Per di più, quei capelli di Rey non sono gli stessi di Qui-Gon Jinn. No, scusate. Non sono gli stessi di Qui-Gon Jinn. Non al 100%, assolutamente. No. Sono nuovi questi capelli, non credo esista il set con quei capelli. Sono molto confuso da questa cosa. Non vedo l'ora. The Last Jedi è un film che per la metà, forse anche meno di metà, mi piace tanto. E tutto il resto molto nieppo. Però sì, di certo ha dei grossi problemi, ma non lo odio come molta gente fa. Al contrario di Force Awakens, che molti lo amano. E io lo trovo un insulto quasi più... Cioè questo Star Wars 9 riesce a essere più un insulto di Star Wars 7 in alcuni dei suoi momenti, tipo... Ciube che riceve una medaglia. Cioè quello è guardare direttamente il fan in faccia e dice: non so che lo volevi, ma per narrativamente non ha senso. A Ciube cosa vuol dire quel momento? Niente. Oppure Lando Calrissian che è lì che fa yuhuu, yeah, sono super contento in questo momento che dovrebbe essere tragico. Soprattutto perché è Billy Dee Williams che torna.
Però ripeto, Star Wars 9 ha i suoi momenti, secondo me il banter tra i personaggi è ottimo. Star Wars 7 è un insulto proprio perché ha creato una nuova era di Star Wars che è tutt'altro che nuova, con tutte le conseguenze del caso. Ma appunto, ci vediamo al prossimo video con The Last Jedi. Ma prima, visto che abbiamo perso tempo in questo video, perdiamo altro tempo. Andiamo su Ahto di nuovo. Isola del Tempio. Che voglio potenziare ancora Rey. Rey? Rey! Ma perché la Naboo Starfighter? Che non è la Naboo Starfighter, scusate. Come si chiama questo veicolo? Mi dimentico sempre. Oh no, questo posto ha sempre Jedi Steps. What? Va bene, questa volta sarò gentile. Ma cos'è la Poi lore di muori questa tutti. cosa? Jar Jar senatore e Padme incinta? Che vanno su Ahto? Cos'è? Questo è il posto segreto della coppia segreta. Anakin pensava che il nostro matrimonio fosse un segreto, ma c'è un altro segreto ancora più segreto. Il mio matrimonio con Missa, matrimonio fatto con Esta. Perché ride come Yoda in episodio 5? Missa ha sposato Padme. Io senatore grazie a lei. Io ho venduto il mio corpo per... No, già, non si dicono certi segreti. Anche se sono incinta, vuoi davvero che si sen che il nostro figlio senta le Wait a second, il nostro figlio, non ho calcolato questo. Tesoro, io vado a comprare le sigarette. Addio! Ah, cosa fai? Ok, that being said, prendiamoci un personaggio più ad hoc per questa scena. Ah, ci sono nuovi indizi disponibili. Rey Se non è non una Jedi, vogliono vero? essere qua. Attenzione, Rey non è una Jedi. Rey non è neanche un'eroina. Attenzione, è una mercante di rottami. Per episodio 7, base Starkiller. Mercante di rottami. Ah, veste grigia da mercante di rottami. Ma non è la veste grigia da mercante di rottami questa. So cavarmela. Buon per te. E vediamo se. Poi vabbè, ci sarà ovviamente la Rey Jedi, ci siamo intesi, che. Volevo prendere un attimo tanto per FN2187, noto per gli amici come Pinco Pallino. Quanti vestiti ha che non abbiamo ancora sbloccato? Wow! Voglio usarlo. Ray, sei tu! Ti ho detto che ci saremmo rivisti. Bello, tutte le frasi dovevo sentire prima o poi. Allora, Rey Skywalker, welcome to siti archeologici, no, questa è una cosa che avevo detto tanto tempo fa. Allora, signori, dobbiamo potenziare un po' anche di base, no? Costruzione veloce, assolutamente. Come se in questo gioco si dovesse costruire tante cose perché ci sono puzzle, vero? Non ci sono puzzle. Salute extra. Why not? Cattedra per sbloccare queste cose qua. Potenziamento navi. Aumenta la potenza di attacco delle tue navi. Evidenzia gli oggetti collezionabili importanti nell'area attuale con un indicatore sullo schermo. Ma sono cose che puoi attivare o disattivare, spero. Non potevo farlo, no. Avevo raccogli gettoni automatico. What? L'avresti visto prima. Qualcuno si sta picchiando, non voglio sapere niente, non c'è più niente. Ok, Rey però è una mercante di rottami, ma dal prossimo film in poi no. Quindi potenziamo ancora, gli effetti durano 3 secondi in più. I contrattacchi danneggeranno di più i nemici. Non ho abbastanza cose. Ok, va bene, ok. Lo accetto, va bene. Rey parla con Anakin.
No, aspetta. Volevo quell'Anakin lì, che è successo? Vabbè. Sono qui per questioni da Jedi. Ovvero fare fuori la mia non prescelta amica. That being said, ci vediamo. Ci vediamo al prossimo video con Lego Star Wars The Last Jedi. Scusate questo video strano, ma è andata così. Oh yes. A proposito di andata così, guarda, Anakin Skywalker, sono così bravo a fare queste cose. Vedi, sono una Jedi. Non sei una Jedi, salti su due pali. E se saltassi su tre pali? Sei una Jedi la stessa. Ci comprerò qualche porzione di cibo. Ha poi fatto. Ci comprerò qualche porzione di cibo. Carichissima. Adoro questo pianeta, questa è la cosa più bella che abbia mai visto. E sì, ovviamente ho notato subito il dettaglio dei piedi che stanno prendendo la forma della cosa. Credo che ci sia un plugin o un algoritmo, insomma, per fare queste cose, che ovviamente rende tutto più realistico, ma nei momenti strani può creare soltanto confusione. Vedete, no? Che mette il piede a appoggiare lo scalino. Una cosa che si vede tanto in Assassin's Creed, ma tanto in tutti i giochi action di sempre, cioè. Una cosa da quando hanno scoperto come si fa. La metti ovunque. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, è tutto bello, non mi arrivederci.